Io prima della sentenza di adozione avevo bisogno per fare qualunque cosa del suo permesso scritto. Se a lei fosse successo qualcosa, io non avrei potuto fare niente. Non avrei potuto avanzare nessun diritto. Questa bambina voluta, curata, cullata, addormentata, no? Amata, non sarebbe stato niente, nulla. Io non sarei stata niente per lei. Tutte le volte che dobbiamo firmare un modulo scolastico ci prende male. C'è scritto padre e madre. E se ci rifiutassimo? Se ci rifiutassimo resteremmo senza documenti e senza la possibilità di viaggiare, di andare, che so, a Bali con la babysitter. Voi avete scritto una lettera alla Meloni a novembre, quando la Meloni era in viaggio a Bali. Non voglio che ci sia scritto padre, non sono un uomo. No. Questa violenza non riguarda soltanto la carta d'identità, che soltanto poi non è, ma anche per esempio la vita quotidiana, i moduli a scuola. È che il paese è molto più avanti, sì. È già dall'altra parte. Non ci è mai capitato un episodio di omofobia o di pregiudizi. Noi abbiamo fatto il passaporto. Noi siamo andate in commissariato, abbiamo trovato un funzionario gentilissimo che ci ha aiutato tantissimo e noi sul passaporto abbiamo scritto madre, madre. Quindi c'è da una parte una carta d'identità elettronica che dice che io sono un uomo e dall'altra parte un passaporto che peraltro ha un valore superiore che dice che io sono una donna, sono una madre, sono italiana. Cosa invece avrebbe rappresentato per la vostra vita avere un riconoscimento? Ci saremmo saltate e anche molto volentieri tutto l'incubo di questa causa presentata al Tribunale per i minori. È un'adozione cosiddetta mite, quindi un'adozione non piena. Per esempio lei non è parente di mio padre, di mia madre, dei miei fratelli. Quanto ci hai messo per fare l'adozione speciale? 3 anni e mezzo, quasi 4. Fare il percorso giuridico significa assistenti sociali in casa, colloqui di coppia, test con le telecamere nascoste, quindi un'invasione della vita personale, affettiva e privata piuttosto appunto disturbante. Chi si è visto trascrivere dal Comune di Milano l'atto di nascita, quella è un'adozione piena. Anzi un riconoscimento di genitorialità piena che oggi non è più possibile. Noi ci troviamo in uno stato che è come se stesse bullizzando le famiglie omogenitoriali. I bambini, non è che fanno un dispetto a me, questi bambini sono nati, ci sono, esistono ed è ai bambini che fanno del male.